sigla del Giannizzero. Già stasera vedo che abbiamo dei drop frame. Ciao Claudio, benvenuto. Abbiamo dei drop frame in diretta video. Ciao Diego. Dunque sarà una serata molto 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 difficile, in quanto è un quarto d'ora che vedo che per avere la stabilità internet non è molto stabile, per scusare il gioco di parole, e quindi già so che stasera sarà una via crucis. Andiamo intanto a vedere, la sigla intanto riparte, intanto aspetto un minuto e un quarto e 15 secondi per avviare la sigla video. Intanto Claudio e Diego, a che cosa stai giocando recentemente? Sempre il sistema VAR che io colpevolmente, diciamo, trascuro, perché il tempo è poco. Annuncerò stasera che per forza di cause maggiori, impegni vari, il Giannizzero Nero tornerà dopo il 19 marzo, cioè dopo la convention in Polonia, a Varsavia, dall'amico Wojciech Zaleski, e quindi farò altri circa 15 giorni di stop. Purtroppo sono obbligato, vi ripeto, fra impegni di lavoro e appunto poi, ecco, questa sorta di zingarate a trovare gli amici in giro per l'Europa. Quindi stasera approfittate per fare domande, chiacchieriamo, approfitterò pure io. Continuo a scrivere su Facebook, ma purtroppo i video richiedono attenzione, cura, una certa preparazione, e dunque ecco perché torneremo in onda fra 15 giorni. E intanto avvio la sigla video. Bene, chiaramente stasera non funziona niente, la sigla video ho dovuto avviarla in maniera manuale, però è partita. Diego, mi stavi dicendo, senti Diego, ma non te l'ho più chiesto, ma com'è andato poi quel sistema che tu avevi tanto tanto sviluppato? Non me lo ricordo più, se tu mi avessi tenuto informato mi scuso, non posso stare dietro a tante cose, ma ecco, fammi sapere. All'antico tattico, per esempio, cioè, stai vagliando l'idea di utilizzare SPQR e Giulio Cesar, oppure ti stai dedicando ad altro? Punti domanda, così intanto inizio a chiacchierare e mi rinfresco un po' la memoria con quello che state facendo. Claudio già mi aveva detto che Pazzo Glory non erano le sue corde, infatti stasera torno, Claudio, a un classico del wargame Hex Encounter, cioè Bitter Woods, che abbiamo giocato diverse volte nel passato. Ciao Stefano, benvenuto. E non tanto come per esempio Russian Campaign è probabilmente uno dei giochi strategici lungo il fronte orientale più giocato da noi, ecco perché siamo anche affezionati, no, sicuramente non il migliore. Ecco Diego, che cosa mi dici, perché sono sempre interessanti le tue osservazioni sul sistema. Ecco, intanto vado in diretta. Ecco, buonasera, ben trovati, spero che abbiate passato un buon fine settimana. Giannizzero Nero Video torna oggi, faccio capelli un po' sconvolti, scusate, andavo di corsa, e sarà l'unica puntata fino al 21 marzo, sì, quindi per 15 giorni non andrò in onda, non perché non voglio andare in onda, ma in quanto diversi impegni di lavoro e soprattutto la trasferta che faremo noi di Casus Belli con gli amici in Polonia, a Varsavia, alla convention di Board War Game organizzata dall'amico designer e giocatore Wojciech Zaleski, e quindi per forza di cose, vi ripeto, lavoro e questi impegni mi porteranno a non poter preparare con cura i video del Giannizzero Nero, quindi oggi approfittatene che, diciamo, soprattutto sul podcast chiacchieriamo un pochettino, parleremo, ecco, intanto così posso controllare le, diciamo, tutte le inquadrature, parleremo di un wargame classico come Bitter Woods, ma parleremo, non ciarleremo come si fa di solito sul web, ma andiamo a dare esperienze di gioco di quello che sta succedendo in questo scenario che personalmente sto giocando con un amico americano. È un torneo, il torneo da 8 turni, poi andrò a illustrarlo meglio,
che vede il tedesco in una impresa disperata alla ricerca di 8 obiettivi, diciamo sparsi per la steppa, diciamo, per la steppa delle Ardenne. Ho usato il termine steppa delle Ardenne impropriamente, ma tanto per fare un po' di spirito. E questo scenario a 8 turni, devo dire che è una delle migliori, diciamo, migliori compromessi che permettono di imparare Bitter Woods e evitare di giocare la campagna che dura chiaramente oltre i 20 turni. Dunque, ecco perché Bitter Woods, soprattutto a livello di competizione, si gioca in 7-8 turni. Parlavo con Diego, tanto torno in diretta, fatemi vedere anche la camera mobile. Sì, la camera mobile c'è, oggi farò proprio un'analisi della situazione delle mie 3 armate. Ecco, dicevo, parlavo con Diego, un altro esperto del nostro gruppo, che ringrazio sempre per le sue acute osservazioni. Stava provando, lui che è appassionato della arte della guerra del XVII-XVIII secolo, mi parlava che stava provando il gioco tattico del periodo antico, classico e, diciamo, repubblicano imperiale di Roma, in cui noi, quando ne parliamo, diciamo, la principale modalità, cioè le principali differenze sono un modo diverso dell'esercito romano di combattere, ma poi ci sono anche protagonisti, gli avversari diversi. Quindi Diego stava provando appunto stava esplorando questo mondo, che devo dire sappiamo chiaramente dalle cronache, conosciamo qualcosa, ma secondo me tante informazioni sono per approssimazione. Ci dobbiamo stare, e anche i nostri wargame, ricordatevi sempre, sono creati per approssimazione, intuizioni e idee dei designer e resoconti spesso e volentieri molto posteriori alla battaglia, diciamo, combattuta. Dunque, prendiamoli sempre per i piedi di piombo queste simulazioni, e dico sempre che il loro valore, al di là del passatempo ludico, è conoscitivo, ma anche poi, tornando allo scopo didattico, che secondo me lobby, la pratica del wargame ha, lo scopo didattico di sviluppare competenze per coloro che lo giocano indirettamente, quindi non stanno studiando direttamente, ma indirettamente sviluppano competenze. E per quanto mi riguarda, il wargame non è solo un mero piazzamento e un momento conoscitivo che assolutamente sono lati da rispettare, ma il wargame ha condizioni di vittoria. Ciao Raffaele, benvenuto. Condizioni di vittoria, obiettivi, e sono quelli che affinano le vostre competenze. È chiaro che, come dico sempre, non tutti hanno la possibilità di giocare con l'amico o gli amici di turno, e non tutti hanno la possibilità di esperienziare il wargame. Ma come dicevo oggi, anche un multiplayer che sia, diciamo, non così simulativo, che non ha regole che ricalcano descrizioni degli antichi studiosi o dei moderni studiosi, ma nel momento in cui si decide, in cui si ha uno schema che deve portarvi a sconfiggere, a conseguire la vittoria, è lì che si sviluppano le nostre, diciamo, competenze, magari abilità che abbiamo già innate. Ecco perché continuo a sottolineare anche agli amici: guarda, non sì che è un momento ludico e può rimanerlo, ci mancherebbe altro, ma il wargame anche questo si differenzia, è un gioco intelligente. Poi, quante volte abbiamo privilegiato i giochi intelligenti? E malgrado ci sia il dado, alla fine il dado fa parte di quella componente che ha caratterizzato tutte le battaglie, tutti gli scontri nei 2000 e passa anni di storia umana. Quindi ecco perché continuo a sottolineare la differenza del board war game rispetto ad altri assolutamente nobili passatempi. Spesso e volentieri il primo riferimento che facciamo è agli scacchi. Assolutamente sì, ma rispetto agli scacchi ha un valore conoscitivo e di varietà, secondo me, molto molto superiori. Non che sia meglio o peggio, a me piace giocare tantissimo a scacchi, ammiro coloro che sono dei campioni, però chiaramente gli scacchi sono assolutamente astratti. Settimana scorsa parlavo di Stratego, bellissimo gioco, ovviamente
rimane un gioco intelligente che cerca di stimolare determinate nostre abilità fino a conseguire delle competenze. Quindi ben vengono anche questi giochi. Sono tornato a parlare di Undaunted, non proprio volentieri, ho detto guardate Undaunted, io lo ricordo, ho modificato il mio giudizio proprio per riportarlo nell'alveo e non essere sempre esclusivo. No, guardate, chi gioca Undaunted ha sicuramente la mia stima, ma dal wargame mi aspetto altro, ecco quello che ho detto. E intanto saluto Raffaele, se non avessi salutato, e quindi oggi parlerò di Beetlejuice, come sta andando questa partita. Sapete che faccio diverso, sto giocando diverso tanto in questo periodo, avevo 5 partite di Pazzo Glory in corso, sono sceso a 3, grazie a Dio. Ma devo dire, non mi piace, l'ho già detto, scusate se sono ridondante, vado a ripetermi, non mi piace il gioco online, ma purtroppo, ecco, mi trovo costretto, soprattutto in questo periodo, a giocare online. Ecco, per esempio, con l'amico Giuseppe Ercolano già abbiamo fissato a Varsavia, giocheremo il sistema medievale di Wojciech, e poi abbiamo San Marino, dove giocherò con Giancarlo Ceccoli una completa partita Giulio Cesar, e poi chiaramente abbiamo qualche serata ludica di cui possiamo disporre. Ma sto giocando tanto online, ecco, ho intrapreso questo scenario da 8 turni di Bitterroots, molto interessante, mi sta lasciando perplesso, e questo mi rivolgo a Stefano Valentini, che in questo torneo usiamo tutte le regole opzionali. Giuro, mi rimane un po' farraginosa la cosa perché, non conoscendole molto bene, vado sempre a riguardarmi tutte le regole opzionali e francamente avrei preferito giocare con qualche regola opzionale, non con tutte. Però questo è il regolamento e io lo seguo senza insomma proferire parola, però non mi sto divertendo da questo punto di vista. In ogni caso, quello che mi piace di Beetlejuice è la sua struttura classica di classico, ma fino a un certo punto, perché cerca di rappresentare questo sforzo incredibile come al solito, ormai avreste dovuto, lo avrete imparato a memoria, della settima armata, molto scarsa, che vedete ormai sta tenendo gli angoli. Poi vi dirò perché sono disposte così le unità. Il centro della quinta temibile armata, guidata da von Manteuffel, e poi i problemi che incontrò la sesta armata infarcita di divisioni panzer, ma diciamo con Dietrich, non molto convinto dell'azione e non un grande condottiero, forse non molto deciso in quel periodo. Nemmeno a me convincono del tutto. Sì, Stefano, però ecco, le regole opzionali. Qualcuna sì, qualcuna no, ma delle volte secondo me appesantiscono. E adesso le andrò anche a parlarne, analizzando anche le regole, per farvi vedere cosa succede al wargame con queste regole che cercano di aggiungere flavor, chrome, di aggiungere veramente profondità storica, ma delle volte appesantiscono un pochettino. Ecco comunque, settima armata che la sto giocando in maniera molto cauta. Avanzo sì, però vedete queste unità sul lato? Ecco, queste unità sul lato devono tenere i passi, devono tenere le strade per evitare un attacco laterale da chi? Dall'armata di Patton che sta arrivando in soccorso della povera linea difensiva americana che in ogni caso è arretrata. Vi dico subito, non sono molto allenato con questo scenario, tanto è vero che sto giocando con uno che invece mi pare che lo conosca a memoria. E quindi questo è il terzo turno, devo iniziare il terzo turno e von Manteuffel, come e dopo, spingerà direttamente su Bastogne. Ho superato il fiume, ho costruito, vedete, vi faccio vedere i ponti, perché una regola che è divertente, molto bella, è costruire ponti, perché altrimenti i panzer non passano proprio. Ecco, vedete qui i ponti che si costruiscono semplicemente lasciando unità ferma nell'esagono, e chiaramente una unità che siamo sempre a livello di reggimento, ragazzi, ma la regola rappresenta un'unità di ingegneri presente
che costruisce il ponte e deve rimanerci per un turno intero. Quindi i ponti, ecco, sono stati costruiti qui, lungo l'Our, verso Bastogne, e qui, a Vanden, per spingere lungo questo settore che comunque, quando poi riceve rinforzi, diventa molto duro. Quindi posso contare su questa forza di Manteuffel centrale, e sperando, perché mi trovo un po' malpartito qui. L'avversario si sta difendendo molto bene e devo iniziare il terzo turno e devo fare un terzo turno spettacolare per riuscire a almeno guadagnare terreno. Attenzione, questo torneo è molto basato sul tempo. Ho già detto al mio avversario, devo finire entro il 30 aprile, ecco. E non riuscirò perché purtroppo, ecco, il problema di giocare online, di giocare solamente un Wargames Encounter online è, vedete, io ce l'ho piazzato, però sto usando Vassal. Però posso dire una cosa, lo chiedo a Stefano Valentini, è tutta un'altra cosa, perché non riesco a giocare per bene con Vassal, perché c'è questa mappa messa, attenzione al problema che dico, messa per orizzontale, mentre per cercare di capire bene la campagna, io devo avere la mappa in questa posizione, cioè in verticale, e sto impazzendo perché certo che lo tengo piazzato su Vassal, ma udite udite, per ottimizzare il gioco, gioco in questa maniera, cioè il mio lato è proprio il lato tedesco, e posso assicurarvi che gioco molto meglio, tanto è vero che sto facendo una doppia fatica, lo piazzo su mappa e lo tengo, diciamo, sul tavolo. E poi però, se ho problemi, lo riporto su Vassal. Ecco, la bella cosa di Vassal è che ho dovuto ricostruire il gioco aiutandomi con Vassal. Quindi lo trovo molto utile, ma per giocare, per fare le mosse, è veramente di... Non mi ci trovo, ragazzi, forse è una questione di abitudine. Non so, Stefano, come tu ti trovi a giocare su Vassal esclusivamente, ma mi dispiace questa esperienza. Per me è negativa. Poi è chiaro, per forza di causa maggiore gioco, ma è tutta un'altra cosa avere la mappa così spiegata e soprattutto, non so, è una questione di chiarezza anche. Quindi Vassa, come al solito, lo boccio. Ecco, per me, Stefano mi dice, per me la difficoltà era dovuta allo scrolling dello schermo quando muovevo. Ma per me, Stefano, tornando a noi, la difficoltà è ovunque, perché vedi, ecco, giustamente Stefano dice di scrolling, no? Ecco, cosa devo fare per cercare di capire bene? Devo zoomare. E Vassa lo fa benissimo, ragazzi. Guardate che bello, zoomare su Vassa, lo state vedendo? Sì, guardate che bello zoomare su Vassa, ma il problema è che si perde un sacco di tempo e guardate qui, io sto guardando questa zona, ma mi serve anche questa sezione per, diciamo, impostare i movimenti, mentre così mi sembra sempre di giocare a sezioni. Mi dispiace, ma da questo punto di vista, forse proprio Bitter Woods, non si presta molto bene, e quindi certo che lo tengo piazzato, è utilissimo. Ma no, no, non va. Stasera, magari tra stasera e domani farò la mossa. Ecco, ripeto, l'utilità di Vassal è proprio di tieni la mossa salvata e poi puoi riprenderla. Ma è tutta un'altra cosa giocare sulla mappa da gioco. E d'accordo, Stefano, sono d'accordissimo con te su questo problema dello scrolling. Ma torniamo in diretta, vediamo un po' se vi avevo detto tutto prima di passare a parlare di Bitter Woods. No. E allora, il giudizio nel video tornerà dopo la convention, o meglio, dopo sì, la riunione di giocatori in Polonia, e torneremo dopo, quindi il 20-21 marzo. Continuerò con Paths of Glory, Bitter Woods, Julius Caesar, la serie The Main Campaign, e udite udite, farò, l'avevo già annunciato, ma perché poi non ho mai tempo, il ritorno di un classico giocatore di wargame ad Advanced Squad Leader. Non lo pratico più da almeno 10 anni, ma imposterò delle puntate, non da esperto, ma da colui che ritorna, e vi farò vedere, partendo, non da zero, perché è chiaro che me lo ricordo, però devo andare, ho lasciato indietro parecchie cose. Piazzerò uno scenario con manuale. Lo giocherò, cercherò di mettere in evidenza pro e contro, soprattutto in occasione della battaglia di Berlino, quindi
fine aprile, primi di maggio, e girerò scenari sia di Advanced Core Leader e sia del Advanced Top System, proprio per parlare con voi di questo bellissimo sistema tattico. Sicuramente ce ne sono di diversi, ma non so se migliori o meno, ma comunque Advanced School Leader assicura ore di divertimento. E tornerò proprio perché fino a prova contraria, Advanced School Leader è uno dei manifesti del nostro hobby. Proprio vi farò vedere le incertezze di un wargamer, magari ecco come me, ormai attempato, ormai esperto, ma che sicuramente ha nel tornare a un sistema dopo diversi anni. Ma questo per riproporlo anche alla platea, come sto riproponendo certi wargame come Bitterroot, ma riproporlo è una parola grossa, è stato appena ristampato, fra l'altro. Bitterroot non è proprio riproporlo, e dicevo, se lo ristampano vuol dire che c'è richiesta e ha una sua valenza. Ecco perché dico: non dimenticate mai che noi siamo nati e cresciuti con l'Hex Encounter e continuiamo a praticarlo alla grande. E quando abbiamo di fronte la ristampa, e mi riferisco anche a Russian Campaign, che sarà un altro titolo che seguirò molto. E Bitterroot risulta una sorta di, non si può fare a meno di giocare Bitterroot e riproporlo, perché rappresenta l'ABC, come direi i sistemi di Mark Simonic, che abbiamo giocato veramente tanto. E vediamo un po', volevo finire con gli avvisi, ribadendo, questa è una notizia dell'associazione, ribadendo che inizieremo le iscrizioni 2023 per Casus Belli a partire da Modena Play, e tutti coloro che hanno in scadenza la loro sottoscrizione in questo periodo è estesa fino a maggio 2023, e se rinnoveranno poi sarà valida un anno da maggio 2023 a maggio 2024. Quindi tutte le scadenze le portiamo a maggio 2024, e quindi avrete tempo maggio, diciamo, fino a, se qualcuno vorrà, rinnovare a Piana delle Orme il 20, 21 e 22 ottobre a Piana delle Orme. Così in quel lasso di tempo accetteremo le sottoscrizioni, e dopo, se qualcuno verrà, sarà sempre il benvenuto, ma poi aspetteremo le sottoscrizioni dall'anno dopo, da maggio 2024. Quindi ecco qual è la novità che abbiamo deciso in assemblea per la tempistica delle iscrizioni. E quindi adesso andiamo veramente a parlare di wargame vero. So che Stefano Valentini ha giocato un diverso tempo, sia Loris Lucchetti, ma non so quanti di voi che mi state ascoltando hanno rimesso mano o hanno avuto l'ardire di giocare Bitterroot. Io vado un attimo a descriverlo, e prima di tutto vado, l'avevo già descritto, ma vado a riprenderlo velocemente attraverso le regole. Sapete che è un wargame nato con la Heaven Hill, ricreato, o meglio riprodotto in formato deluxe dalla L2 di Art Lupinacci, e poi siamo arrivati a questa edizione. Lasciamo stare, la Heaven Hill non ha fatto solo un'edizione, ne ha fatta più di una. Questa praticamente dovrebbe essere considerata la quinta edizione, correggetemi se sbaglio, quinta edizione di Bitterroot, la definitiva penso di sì, ma ricordatevi che al suo interno ha tanti scenari che permettono anche di estendere la campagna fino oltre, diciamo, lo stop tedesco, e si arriva fino alla controffensiva alleata da parte di Patton. E come dicevo, ecco, al di là diciamo delle note che troviamo in ogni wargame tradizionale, da notare questi bei counter, non i classici counter NATO, ma i counter che rappresentano le silhouette dei carri. Ve le faccio vedere in dettaglio sulla mappa. Vedete, qui abbiamo, ve le faccio vedere in dettaglio con la camera mobile. Ecco, per esempio, avviciniamoci alla Panzer Lehr 130esimo. Vedete che belli counter che rappresentano le silhouette dei carri? E tornando al manuale, vedete, troviamo tutte le silhouette dei carri che parteciparono
allo scontro. E, fra l'altro, qualcuno mi ha detto: guarda, gli Hack Tiger non c'erano, o non mi ricordo, però qualcuno mi ha detto: c'è un errore dal punto di vista dei carri. Forse me l'hanno detto, ah no, me l'hanno detto il Conic Tiger, non me lo ricordo, ma qualcuno ha avuto da ridire sull'ordine di battaglia non di questo gioco, ma di Wachtmeier, il vecchio gioco l'SPI. Io avevo definito un carro, ho detto: guarda che non c'erano, devo andarlo ancora a rivedere. Ma questo per dirvi quante volte noi ci mettiamo dietro anche a verificare se le notizie che riporta il World Game sono praticamente storiche. Magari i veri, i cultori sono andati a controllare proprio l'episodio per vedere se quel dato carro era presente o meno. Ecco, un fatto che esula un pochettino da altri World Game, come quelli per esempio di Simonic, c'è l'Endurance. Vedete, ve lo faccio vedere. Che si può, diciamo, la validità di combattimento, la qualità in combattimento, se mettevano morale non è che mi cambiavano la vita, ma qui abbiamo Endurance e in ogni caso avere un Endurance più alta vuol dire avere dei vantaggi, soprattutto a livello di combattimento. Ecco, è questo termine magari nuovo o nuovo, meglio, atipico, perché solitamente usiamo quality, morale, quello che volete. Qui usiamo endurance. Poi, chiaramente, tipiche pedine, anche diciamo di design anni 90, anni 80, con un'unica forza di combattimento e l'ultimo digit, l'ultimo numero è la movement allowance, cioè la possibilità di movimento. Notare, ragazzi, adesso lo dico perché giocando spesso e volentieri a più wargame, sempre operativi ma basati su diverse regole. Guardate, senza ricordarmelo perché ho iniziato e avevo inteso, ma non avevo inteso, proprio ero convinto. Ciao Damiano, benvenuto. Avevo utilizzato il 3, cioè la seconda cifra, come un valore difensivo. Quindi stavo facendo i calcoli sul valore difensivo perché alla fine molti wargame hanno la seconda cifra come valore difensivo. Vi posso assicurare, quando cambiate un sistema simile, o meglio, wargame simili, ma con delle notizie diverse o che con delle informazioni diverse, delle volte è facile confondersi, vi posso assicurare. Ecco, quindi un wargame tradizionale che usa sistema di simbologia NATO con le silhouette dei carri. Brigata, battaglione, reggimento, la maggior parte delle unità è di reggimento, è a reggimento, vi faccio vedere sulla camera mobile. Ecco, vedete, questa divisione meccanizzata Armored è un reggimento, è un tipico reggimento tedesco. Vedete, 5 di Endurance, quindi un alto Endurance perché è di qualità alta. Non tutte le unità sono così, vi faccio vedere. Guardate per esempio quando vado sul fronte della settima armata, guardate qui, abbiamo una 323 Endurance 2, infatti sono più che altro coscritti, gente non addestrata, a differenza di, vedete, questi sono la quinta Fallschirmjäger da 4, nemmeno tanto, perché anche la Fallschirmjäger aveva subito molte, molte perdite in Normandia, quindi non è a 5 perché ci sono molti rimpiazzi, non potete considerare rimpiazzi di qualità identica. Qui abbiamo il massimo di unità da 5, non mi ricordo se ci sono da 6. Sì, c'è la Piper, vi faccio vedere la Piper, ecco, l'ho messa qui, vedete, la Piper ha Endurance 6, chiaramente perché soprattutto dovuto alla qualità dei carri. Qui abbiamo i Conic Tiger, i nuovi Tiger con torretta potenziata, quindi qualcosa di spaventoso sul campo di battaglia. Vedete che comunque siamo un po' imbottigliati, perché il problema di questo gioco è pure che o hai la strada oppure ti fermi in mezzo, ripeto, oggi uso in mezzo ai boschi delle Ardenne, in mezzo alla steppa. Vedete, Piper, fra l'altro non mi ricordava una regola, quindi adesso devo rientrare in strada e cercare di seguire, ma direi che sono in ritardo di un turno, proprio perché il mio avversario ha proprio usato una sorta di difesa a memoria che
non mi dà spazio alla fantasia, ecco, usiamo questo termine, e quindi non posso dare spazio a variazioni sul caso perché questo è proprio uno schema, mi sembra uno schema rodatissimo, che dove vado vado trovo un muro, e a meno che sia magari fortunato in qualche tiro di dado, e non è così, sfondamenti pochi, però ecco, ripeto, la mia ariete che sta avanzando abbastanza bene è questa, è la quinta armata di von Manteuffel, e adesso cercherò di sfruttare le riserve, vedere un attimo di mettere in riserva qualche unità e vedere dove posso arrivare. E anche se c'è, vedete il bottleneck ve lo faccio vedere come si chiama la città di Malmedy, sì, no, scusate, sì, di Clervaux, scusate, è perché c'è questa regola? Perché questo è bellissimo, però, perché nell'avanzata attraverso Clervaux non era facile per i carri passare per Clervaux, fra stradine molto tortuose e varie costruzioni d'epoca. E dunque ecco perché si crea una sorta di imbuto in cui i tedeschi fanno fatica ad avanzare. Adesso vedrò qual è la cosa migliore per affrontarlo, ma vi ripeto, i Panzer, le divisioni Panzer possono solo avanzare lungo la strada. Adesso vedo, ma sto vedendo, sto verificando se di cercare di mettere unità in riserva e avanzare se le unità mi consentono di le mie unità avanzate mi consentono di creare un buco. Vediamo un po' quello che succede, ma il problema sono le varie artiglierie. Vedete qui le artiglierie sono usate in maniera molto tradizionale. Abbiamo, vedete questa, la 544, ecco, appoggia, così sapete come funziona Bitterroots, anche per imparare solitamente i giochi ex encounter in cui sono previste le artiglierie sul campo cercano di essere ovviamente rimanere in retrovia e appoggiare l'unità. Hanno raggio 4, quindi vedete questa artiglieria è posizionata in maniera da appoggiare questo fronte. Ciao Tony, benvenuto. Questo è un posizionamento che facciamo in tanti giochi così strutturati. C'è un'artiglieria in posizione centrale e 4 è tantissimo, siamo a circa, fatemi pensare, 8 miglia, quindi abbiamo circa, diciamo, 10 km abbondanti, no, di più, 12 km abbondanti, che copre l'artiglieria. Ci sta, sono artiglierie da 155 mm, che copre tutto il fronte. E il problema delle artiglierie americane, a differenza di quelle artiglierie tedesche, è che le artiglierie tedesche le puoi usare solo una volta in tutto il turno, cioè nel turno attaccante e nel turno difensore, mentre quelle americane sempre. Il che è giusto, tant'è vero che le Ardenne il primo problema grosso sono state proprio queste artiglierie, che impedivano ai tedeschi di avanzare in maniera soddisfacente. Dunque ci sta. Però qui vedete, ragazzi, per passare, vedete, qui avete l'altra artiglieria sotto la Middleton, e qui abbiamo il problema: questa artiglieria appoggia, sicuramente appoggerà qui. E cosa? 1, 2, 3, 4. Questo carro non è appoggiato, ma è in completa ritirata. Quindi come fare qui per sfondare? Beh, ragazzi, qui c'è poco da fare, fronte fronte, ma guardate un attimo cosa è successo. Cosa fa il mio avversario? Non mi permette di attaccare da più esagoni. Questa unità qui non è messa lì a caso, è messa proprio per proteggere i fianchi. Ecco perché dico al mio avversario non lascia nulla al caso, e questa mia partita di torneo la vedo veramente dura. Già è dura lo scenario senza che ci sia questa perfetta difesa. E anche qui vedete, le unità sono messe in maniera tale da proteggersi l'una con l'altra. Siccome qui la ZOC è una ZOC rigida, entri e non ti muovi, e se esci non puoi uscire nella stessa ZOC, ma vuoi andare in un'altra ZOC solamente di un'altra unità. Qui questa unità, per esempio, vedete, muove e si ferma. Quindi qual è l'unità che posso attaccare di più? Questa 544, ve la faccio vedere in dettaglio. Ecco, vediamo un po', vado sulla camera mobile. Ecco, è questa 544 la più
attaccabile, ve la vado a segnare con la lavagnetta. Il 444 là in fondo, vedete, lo posso, di qua non posso andare perché devo superare il fiume e ricordatevi che qui ci sono tutte regolette che impediscono di andare in giro per la mappa. Il fiume è superabile quando non c'è il ponte solo se sei adiacente. Quindi queste unità meccanizzate, la LER, se dovesse andare qui si deve fermare, quindi la LER muoverà dritta, dritta, dritta. Quindi attaccherò direttamente questo carro, diciamo, questi 20-30 carri, 4, ma sicuramente lui appoggerà con un altro 4 e dovrò attaccarlo con forza 8, molto tosta. Speriamo di riuscire ad avanzare. E questa unità invece l'attaccherò molto pesantemente, ma in realtà il mio avversario ha già deciso, questa la posso un attimo sacrificare. Ciao Giacomo, benvenuto. Questo poi è quando dico il wargame, poi possiamo criticare la sua astrazione, no? Stiamo sempre parlando di dadi, mappa di cartone e pezzi di cartone, ma è il ragionamento che ti porta, anche il ragionamento matematico, qual è la cosa migliore che mi può portare a sfondare qui? Ma è chiaro che muoverò queste unità dritte su Clairvaux per attaccare questa unità, non posso non attaccarla. Ma allo stesso tempo sono sicuro che mi fermerò qui, a meno che, attenzione, vi faccio vedere se ho un attacco soddisfacente. Vedete questa LER? La metto in riserva e se riesco a fare qualcosa di tangibile, forse, forse riesco ad arrivare fino adiacente all'artiglieria. Fra l'altro potrei uscire dalla strada e magari, dato che l'artiglieria non ha ZOC, e avanzare una. Devo vedere un attimo, ragazzi, però questo è probabilmente, ve lo faccio vedere, il momento più importante di questo breve, scenario. Sono 8 turni, siamo al terzo. Se non sfondo qua nei prossimi 2 turni e non mi invento qualcosa qui, spero di essere oltre di veleggiare verso Malmedy. Ecco, Malmedy, il mio principale, diciamo, obiettivo, e anche Filsam che è lontano. Ecco, probabilmente a forza di spingere avrò Filsam, ma non molto, molto oltre. Perché vi ripeto, il problema del tedesco è tutti questi carri, e come vi ho fatto vedere in particolare. Sono, dato sulla camera mobile, sono imbottigliati, devono per forza seguire la strada. Questo è un grosso problema. Quindi si attacca fronte fronte. Attenzione che vi faccio vedere poi cosa mi è successo, che ho sottovalutato anche in questi primi turni le capacità di contrattacco, soprattutto da questa parte, dell'americano che mi ha contrattaccato una unità 333. Ecco, vedete il mio reggimento, l'ho messo qui, ve lo faccio vedere, che sono andato a perdere. Ecco, questo reggimento 333, vediamo, ve lo metto sulla camera mobile. Ecco, ha contrattaccato 7-1, fra l'altro è uscito 1, nemmeno di 2 che si ritirava, no, 7-1-1 distrutto. Ha esordito alla grande l'americano, oltre ad aver avuto diversi attacchi sfortunati, ecco cosa è successo anche con il primo contrattacco che ha fatto l'americano. Ma ragazzi, è anche questo il wargame, però vi ripeto, dell'imbuto, ma torno sull'imbuto perché è un fatto importante. Poi praticamente questo imbuto impedisce, ti dico qual è anche la regola, Tony, lo trovi alla regola del movimento. Vado su camera fissa, torno qui su whiteboard, ecco, torno a metterlo in evidenza. E per essere più chiari, Tony, non è una regola opzionale, è una regola che fa proprio parte del gioco e lo trovi a pagina 8.3 delle regole che vado a metterti in evidenza proprio perché vediamo un po', vado a selezionare Acrobat, bene, e scendo alla regola 8.3, eccola qui, Clairvaux Bottleneck, ok, vedete l'avanzata dopo il combattimento attraverso la città di Clairvaux fu difficile a causa di strade tortuose che passavano attraverso le strette vie della città.
c'è una sola, a narrow one lane, che praticamente è proprio un serpente, una strada serpente che avanza attraverso la parte orientale della città. Quindi, poi prima si passa per uno château che domina il fiume Clerf. E poi si passa pure per un monastero, mi pare, vero? Sì, poi c'è un monastero, quindi c'è questa avanzata che è impedita dall'imbuto creato da Clervaux. E per riflettere questo bottleneck, le unità che avanzano dopo il combattimento contro le unità che si difendono a Town, a Clervaux, dimezzano il numero di eseguimi in avanzata. Ma in questo caso, la cosa particolare è che il mio avversario proprio non c'è rimasto ve lo faccio vedere, a Clervaux, è dietro. Quindi questo bottleneck in realtà lui l'ha evitato. Perché? Perché si sta difendendo un esagono più dietro. Questo, ma ragazzi, io francamente, dato che non sono per la difesa perfetta, perché non è che abbia giocato 10.000 volte Bitwuz per avere la difesa ideale. Avrei messo un'unità direttamente a Clervaux, dato che Clervaux è città, raddoppia in difesa, ma anche dove sta questo carro c'è lo shift di colonna. E lui chiaramente poi usa l'artiglieria per proteggerlo. Io quindi entrerò a Clervaux. Sì, è una regola fissa, ti ripeto, Tony, regola, torno sulla regola 8.3, è una regola fissa. Vado a metterlo ancora in evidenza. Ecco, la regola 8.3 di pagina 6 delle regole. E quindi questa regola è proprio basilare, ma il mio avversario non tiene Clervaux, ma lo tiene dietro. E guardate, sono andato a rileggere, ma perché? Perché mi sono chiesto, ma anche il movimento è impedito? No, solo l'avanzata. E quindi il mio avversario proprio ha evitato di mettersi a Clervaux. Questo è interessante, ragazzi. Vedete, alla fine si vede che sono scenari da torneo oppure sono stati molto rodati. Perché la differenza fra quando giocate un wargame per la prima volta, seconda volta e quando l'avete giocato 4-5 volte è proprio questa: avete dei piazzamenti più efficienti. Tutto qua. E ecco perché serve anche giocare con persone che hanno giocato più volte, soprattutto questo scenario di torneo di Bitwuz, perché qui sta giocando proprio a farmi perdere tempo. Non gli interessa tenere Clervaux. Da quant'è lo scenario? Da 8 turni. Quindi la cosa principale è che in 8 turni mi deve impedire di prendere Bastogne, Offalize, Filsam, Trapont. Cioè, qui in 8 turni il tedesco deve correre e io al momento non sto correndo, cercherò di correre adesso, ma guardate cosa ho qui davanti alla sesta armata di Dietrich. Fra l'altro, vedete questo aereo? È messo ad arte. Adesso perché parliamo, qual è la... Vedete questo aereo? È interdiction, cioè la presenza di questo aereo, dato che siamo arrivati a 17 a.m. Vi ripeto, sono 16 a.m., 16 p.m., 17 a.m. e così via, sono 8 turni. Questo aereo mi impedisce di, o meglio, mi toglie 2 punti movimento, mi intralcia un po' il movimento e quindi è messo a difesa di questo lato. Anche questa è una cosa studiata. Francamente, io l'interdizione aerea, torniamo sulla camera mobile per farvi vedere quali sono. Veramente, ecco, è partita la camera mobile, si è scaricata, ragazzi, perché ovviamente non l'avevo caricata, quindi la tolgo un attimo. E vedete queste tante unità qui che sono con Dietrich? Ecco, le ho messe proprio per una possibile riserva e attacco con queste unità per crearmi un buco molto difficile perché non ho la forza. Ma vediamo un po', ma qui è il punto nevralgico della difesa americana, è molto forte. Ve lo faccio vedere come è combinato l'americano e come si è piazzato. Ha praticamente piazzato le migliori reggimenti della seconda, 1, 2 e poi ha chiaramente un'altra 654 con, attenzione ragazzi, artiglierie dal lato destro e artiglierie dal lato sinistro. Qui
E poi abbiamo unità da 5. Dunque, questo è il punto più forte dell'americano che sarà difficile sfondare. Conto però, ecco, togliamo questa unità che è quella eliminata. Ecco, a proposito, le perdite dell'americano sono queste, un reggimento della 99esima e uno al 106esima. Vedete, bei reggimenti persi. In ogni caso, ma sicuramente non è una strage, non è un gioco che porta all'eliminazione di tante unità, ma si arretra parecchio. Ecco, tenterò di fare questo e vediamo un po' che cosa mi riesce di fare. Però sto giocando con uno che, ecco, si vede che ha giocato tanto e mi pare che si piazzi proprio quasi a impedirmi qualsiasi manovra, ma conto su qualche magari creazione. Ecco, il bello del board game è anche creare la mossa che magari l'avversario non si aspetta. Chiaro, se uno ha esperienza controbatte, è come Pazzo Glory, continua a dire conta molto l'esperienza, però se non giochi non te la fai l'esperienza. Quindi sii pronto a perdere contro il tuo avversario, ma piano piano imparerai fino a che hai sviluppato una serie di conoscenze. E quelle conoscenze poi ti serviranno dopo aver appreso le mosse, magari quelle basilari, per creare qualcosa di nuovo e battere magari l'avversario che prima, con cui prima perdevi regolarmente. Questa è la bellezza del board game, al di là di meccaniche più che siano esagonali, che sia esagono, che sia point to point, che sia dare, e questo è il bello del board game, cercare di sfruttare quello che hai per raggiungere l'obiettivo. Questo, vi ripeto, esula dal mero momento ludico storico, va a toccare un'altra nostra dimensione, la dimensione proprio del sviluppo e apprendo per conseguire, ecco, per conseguire, per raggiungere l'obiettivo. Ecco, fra l'altro, intanto ne approfitto perché vedete, comincio a girare l'artiglieria, questo avevano mosso. Quando muovono artiglierie tedesche, non, fra l'altro è inutile che queste le rigiro, muoveranno ancora perché sono, tirano a 4, l'americano si è messo completamente fuori dalle artiglierie. Questa sicuramente cercherò di utilizzarla a 4. Ecco, ricordate, l'artiglieria a 4, questa artiglieria qua appoggerà sicuramente un attacco contro la 4-3-4, ma questa è messa lì ad arte per impedirmi di avanzare velocemente. Spero di riuscire a mettere qualche unità in riserva. E, ecco, non mi piace quest'altra regola opzionale, avrei preferito la regola base. La regola base in riserva puoi mettere fino a quando hai marker disponibili, mentre con la regola opzionale, e questo secondo me è negativo per il tedesco, devi avere un comandante impilato con l'unità. Non mi piace, perché mi impedisce di mettere diverse unità in riserva. È chiaro che è il solito problema dei wargame che permettono di mettere unità di riserva. Quali userò all'attacco e quali userò in riserva? E delle volte sei costretto a togliere dalla riserva, o meglio, sei costretto a non mettere unità in riserva perché altrimenti indebolisci gli attacchi. Ecco quello che succede, quindi queste artiglierie vado a girare anche questa sarà inutile, muoverà. Il 401esimo, anche questa sarà inutile, muoverà. Ecco, vedete, qui in basso abbiamo i nostri Nebelwerfer, ma qui mi sto posizionando per impedire all'americano di entrare da questo lato. Ricordatevi che per chi giocherà a Bitterroot c'è la regola che se i lati di entrata dei rinforzi americani sono occupati da unità o in zoc nemiche, l'americano non entra. Fra l'altro, devo andare a controllare questo esagono che non è coperto, quindi dovrò riposizionare le mie unità. E qui continuo ad avanzare, ma non ho tanta forza, quindi si affievolisce questa forza d'attacco. In realtà ricalca la battaglia. La settima armata doveva solo tenere il fianco, non aveva, proprio perché non ha la forza, non ha panzer, non ha divisioni panzer, quindi non aveva velleità offensive, aveva velleità di proteggere il fianco. Da qui, vista la debolezza in attacco, ecco, queste unità si cominciano a piazzare qui, sì, avanzano un altro po', ma sono destinate a fermarsi perché non c'è tanta possibilità di contrattaccare.
già questa 4-4 in mezzo alla foresta, come l'attacco? Ma forse posso fare un altro attacco fronte-fronte con il quinto Fallschirmjäger. Ovviamente Edelbrock è attacco, ma ecco, magari posso, per farvi vedere poi come si ragiona col gioco, che queste tre unità potrebbero avanzare. Vediamo, 1, 2, massimo 3 unità per esagono, 5, 10, 13, 13 a 7, non riesco nemmeno ad aggiungere il 2 a 1, ma forse riesco a portare una 4, ecco sì, riesco a portare una 5. Con 3 unità, Fallschirmjäger, attacco, le metto qui, vedete, guardate cosa faccio. Ricordatevi che gli esagoni di strada sono un terzo per le fanterie tedesche, per le meccanizzate tedesche. Quindi avanzo qui con 3 unità e diciamo attacco l'unità carro tedesca, ma è un 15 a 7, è un 2 a 1 che diventa però, siccome è al di là di un corso d'acqua, diventa un 1 a 1. E ricordando la tabella, un 1-1, vediamo un po' se le regole hanno la tabella. L'1-1 offre poco, vediamo un po' se ce l'ho qui una tabella di attacco. No, ve la faccio vedere in diretta così vedete. Ecco, vediamo un po' se la vedete perché purtroppo non le ho potute scaricare o se le ho scaricate non mi... Ah sì, forse ce l'ho. Vediamo un po' se riesco a mettervi la tabella di combattimento in evidenza. Vediamo, dovrei averla, ragazzi, perché proprio per farvi vedere l'uno a uno cosa succede. Vediamo se la ritrovo, perché avevo preparato tutto. Vediamo un po', tabella combattimento, counter, rules, te pareva che aveva costruito, mi ero messo da parte la tabella di combattimento, no. Ve la faccio vedere in diretta, vediamo un po', ecco, vedete Combat Results Table 1-1, ecco, mi dovrebbe dire D1, D1, ecco, dovrei fare 1, ma ecco, 1 potrei riuscire a fare ma anche un 2 contrattacco, rimango lì, ma è difficile, ecco, in questo caso possiamo dire che il dado dovrebbe essere amico. Però vi ripeto, anche se questo attacco della settima armata riuscisse, non hanno la forza per proseguire, perché bisogna essere attenti alle entrate dei rinforzi e, udite, udite, bisogna poi andare a vedere i rinforzi che entrano e difendersi dal ritorno degli americani. Quindi, detto questo sulla settima armata, vi ripeto, e sottolineato l'importanza di Manteuffel, che continuerà a spingere fino a Bastogne, vedremo un attimo qui, se faccio un terzo turno decente, forse riesco anche ad arrivare ai limiti, nei quartieri esterni di Bastogne. È chiaro, come vi ho detto, non farò in tempo per quanto riguarda il torneo perché devo finire entro il 30 aprile, ma come dicevo al mio avversario, guarda, in questo caso è per il piacere di giocare, non riesco a rispettare il tempo per di tanti impegni di lavoro e altre incombenze, però ecco, il bello sarà vedere quanto la quinta armata va avanti verso Bastogne. E in realtà, se ci pensate un attimo, è l'evento storico. Però magari l'evento storico potremmo modificarlo. Ecco, c'è sempre la speranza di modificare l'evento storico, ma con tutte le partite sui giochi delle Ardenne che abbiamo fatto, alla fine poco ci riusciamo, perché era un'impresa disperata all'epoca, è un'impresa disperata anche sul campo di gioco. Però ecco, in questo caso, vi ripeto, giocare nelle Ardenne, al di là della disperazione del tedesco, è cercare veramente di sfruttare fino in fondo tutto quello che si ha per conseguire l'obiettivo, al di là dell'impossibilità, ma è lì che affinate sia le vostre abilità e che riuscite a conseguire determinate competenze. Proprio fammi vedere se con questa maniera riesco a raggiungere gli obiettivi. E questo è il bello anche delle Ardenne. Impresa impossibile, proviamoci. Non dovete però, ecco, è un wargame in cui
non dovete partire battuti, perché se partite battuti, e beh, alla fine, ragazzi, non andiamo da nessuna parte. Non approcciate mai un wargame anche segnato da battuti, Normandy 44. Veramente è un altro wargame che abbiamo giocato diverse volte e che partite segnate, ma abbiamo visto che con qualche tempesta in più e con qualche rovescio in più dal punto di vista proprio del tempo, il tedesco riesce a fare, ovviamente fra due giocatori che sanno, conoscono il sistema e sanno giocare, chiaramente se giocate con... non è bello nemmeno quando si vince con coloro che non sanno giocare, che gusto c'è. Cioè, è come Pazzo Glory, quando l'avversario vi lascia un punto scoperto e potete girarlo e metterlo fuori di rifornimento ed è un danno. Beh, lì dite: guarda, copri il buco perché altrimenti ti eccerchio e hai perso la partita. Questo che gusto c'è a vincere in quella maniera? È come quello che ti dice: non sai questa regola e ho vinto. Ma ragazzi, vincere perché uno non conosce la regola, digliela prima magari e così lui può controbattere. Ecco qual è la via di mezzo. Non è che bisogna. Facevo una battuta settimana scorsa con una foto mia e di Ivano Rosa che ha sviluppato con Mark Simonic Caucasus Campaign, che ero concentrato sul gioco e ero molto incattivito. Ma ragazzi, sì, si gioca crudelmente al tavolo, però poi cioè, il bello è l'esperienza di gioco. E si torna a sorridere dopo, ma il wargame però ti porta a concentrarsi e a diventare, fra virgolette, cattivo. Ragazzi, è una regola di vita. Là fuori il mondo non è proprio tutto rose e fiori. E concludo proprio con questa, diciamo, con questa riflessione. Torno a parlare in principale. Che magari forse per voi non c'entra niente, ma io che sono appassionato di wargame mi ci ritrovo. Stamattina chiacchieravo con un professore esperto, parlavamo di valutazione, di tendenza a rendere, diciamo, il percorso scolastico, senza voti e dicevo proprio, guarda, guardi professore, ho litigato con diversi colleghi dirigenti in quanto qualcuno vorrebbe togliere i voti. È come se al wargame, attenzione, questo è proprio coraggioso, togli le regole di vittoria. Ma ragazzi, non ha senso, non ha assolutamente senso perché il wargame è fatto proprio, forse è, diciamo, proprio filosofia statunitense americana, questa di guarda che c'è un obiettivo, quindi devi sconfiggere il tuo avversario. Dunque, solo col conseguimento della vittoria sarai valutato. Se perdi, hai fallito. A scuola, senza voti, senza degli obiettivi che sono rappresentati non solo dai voti, ma il voto ti dà il metro di quello che hai fatto. È come quando giochiamo a un board game, abbiamo diversi livelli di vittoria. È la stessa cosa. Vediamo come se ho vinto, come ho conseguito i miei obiettivi. Se ho perso, fra l'altro, come posso fare alla prossima partita per migliorare? I voti sono questo, la valutazione è questo. Ecco perché la tendenza di diverse scuole a togliere la valutazione, o spero che non ci sia la tendenza in qualche wargame, ecco, mi rifaccio a Nord Africa della Gamers, cioè abbiamo giocato l'anno scorso con Giuseppe Ercolano, poi rigiocato. In cui non ci sono delle chiare condizioni di vittoria, oppure ve ne accorgete da soli. Ma sta cosa lo giocate, è piacevole come gioco, ma sta cosa mi destabilizza. Datemi le condizioni di vittoria, poi sarà me, saranno i giocatori considerare se siano valide o meno, o se le abbiamo raggiunte. Ma dare un wargame senza condizioni di vittoria è assegnare un compito in classe e non valutarlo. Guardate che è un... di solito non faccio questi esempi con game scuola perché tendo a separarmi nella mia vita, però ecco qual è la riflessione. Bitter Woods in questo scenario, torneo scenario, ha dei chiari obiettivi, che è una bellissima cosa perché tu non stai giocando solo per il piacere, ma devi conseguire gli obiettivi, altrimenti hai fallito. Nulla di male, ma rappresenta un fallimento. E quando non raggiungi certi obiettivi nella vita,
hai conseguito un fallimento. Non è detto che poi non recuperi, anzi, è il fallimento che ti spinge, ecco, il war game in cui tu perdi una partita. E che bello, la rigiochiamo domani, così almeno vedo se ho capito e riesco a conseguire la vittoria. Questo è un war game, è attraverso quel procedimento che tu riesci anche a migliorarti, non solo per vincere un war game, ma proprio hai studiato per raggiungere quell'obiettivo e, diciamo, inconsapevolmente ti stai affinando le tue abilità e stai sviluppando delle competenze che siano anche decisionali, sì, anche capacità decisionali. Questo è il war game con gli obiettivi di vittoria. Quando non giochiamo senza obiettivi e non sappiamo dove stiamo andando, il wargame perde molto. Bene, mi è piaciuto chiacchierare con voi. Scusatemi se sono stato magari qualche volta noioso, ma mi piace chiacchierare del rapporto wargame vita, di quello che si fa sul campo da gioco, sul campo di battaglia. E mi scuso sempre se sono polemico nei confronti di coloro che chiacchierano solo ma non giocano e hanno tutto il mio rispetto, purtroppo non possono giocare, ma il wargame lo capisci solo quando lo porti in fondo, quando studi le condizioni di vittoria e studi le regole per arrivare a quelle condizioni di vittoria. Ecco qual è, secondo me, l'importanza delle volte nascosta all'interno di ogni wargame, ovviamente ben fatto. Ci sono anche dei wargame che delle volte arrivi in fondo e dici sì, ma dove voleva arrivare il designer? E quindi non è che tutti i wargame siano perfetti, ma ragazzi, intanto saluto coloro che mi hanno seguito in diretta e ribadisco che il video sarà disponibile sul gruppo Facebook Casus Belli in esclusiva, lo metto sempre solamente sul mio gruppo e sul mio account, proprio perché voglio proporre questi contenuti solo a coloro che ci seguono su Casus Belli. Dunque, ci vediamo purtroppo, ragazzi, dopo il 20 marzo. Non vado a ripetermi, saremo in Polonia. Magari una diretta alla Polonia la facciamo, ma qualche video in Polonia lo gireremo per farvi vedere la comunità dei giocatori polacchi e di quello che facciamo noi zingari che andiamo a Varsavia a trovare l'amico designer Wojciech Zaleski. Ora concludo la mia diretta video, grazie e ci vediamo sicuramente dopo il 20 marzo. Via con la sigla finale. Bene, sì Damiano, perdi il gusto di giocare se non ci sono le condizioni di vittoria. Poi ovviamente Damiano, se non raggiungi le condizioni di vittoria, che sarà mai? Mi rifaccio la prossima volta. Ma come dicevo, anche nella vita, se fallisci un obiettivo, puoi rifarti. La vita ti permette sempre, quasi sempre, di riuscire a migliorare e di diciamo rivalutare e riconsiderare determinati obiettivi. Quindi è un war game senza obiettivi, mi dispiace, sì, giochi per il gusto di giocare, ma devi avere qualcosa da fare, qualcosa da conseguire. Ora, ragazzi, è stato un piacere, un abbraccio a tutti, tornerà il Giannizio Nero, come vi ho detto, dopo 19 domenica, 19 marzo e domenica. Se ce la faccio, tornerò il 20 marzo, ma molto probabilmente sarò in grado di trasmettere il 21 o il 22. Perdonatemi, scusatemi, magari avete la possibilità di ascoltare qualche vecchia puntata del Giannizzero. Un abbraccio, grazie per la chiacchierata, buon gioco e via con la sigla finale. Ciao!